Buongiorno, io sono Luciano Paccagnella e sono il presidente del corso di studio magistrale in comunicazione ICT e media dell'Università di Torino. Questo corso di studio nasce dalla collaborazione tra tre dipartimenti, in particolare il Dipartimento di Cultura e Politica e Società, che è anche il Dipartimento capofila, cioè la struttura presso la quale ha sede l'amministrazione, il coordinamento generale del corso di studio, il Dipartimento di Informatica e il Dipartimento di Economia e Statistica. La scuola di riferimento che coordina, in senso anche logistico, l'attività didattica, è la Scuola di Scienze Giuridiche, Politiche ed Economico-Sociali, che ha sede presso il CLE, cioè il Campus Luigi Einaudi. Questa laurea nasce per comprendere e governare i processi di innovazione sociale che nascono all'intersezione tra tecnologia e società, in particolare le tecnologie digitali, i social media, e quindi in quanto tale non può che essere costitutivamente interdisciplinare. Quindi lavoriamo assieme sociologi, informatici, economisti, ma anche giuristi, psicologi, figure, ricercatori che si collocano talvolta a cavallo tra discipline diverse e questo siamo orgogliosi di quello che consideriamo insomma un po' il nostro valore, proprio l'interdisciplinarietà. Stiamo parlando di una laurea magistrale, quindi come sappiamo un programma che si articola su 2 anni che seguono i 3 anni della laurea triennale, appunto di primo livello. Il percorso di studio che proponiamo agli studenti prevede al primo anno una serie di esami obbligatori per tutti. Sono esami di base, fondanti le diverse discipline di cui è costituita questa laurea, anche se non sono esami, che devono essere considerati elementari o che partono da zero, perché tutti presuppongono il possesso di una serie di competenze di base che vengono verificate al momento dell'iscrizione. Sono esami, come vediamo, di sociologia, sociologia delle reti e della conoscenza, esami di informatica, di applicazioni web, di interazione uomo-macchina, esami di base di economia di internet, delle nuove tecnologie, di diritto e poi un esame a scelta da un pacchetto che sono anche gli esami che poi verranno scelti al secondo anno. E al secondo anno, appunto, lo studente è chiamato a scegliere 3 esami tra un pacchetto che di nuovo ripropone esami tematici, disciplinari, di sociologia, di informatica, di economia, di psicologia, che sono esami un po' più specialistici, che vanno ad approfondire singole questioni, spesso di nuovo a cavallo tra discipline diverse. E infine, sempre al secondo anno, l'attività formativa si completa con attività di laboratorio. Proponiamo una ricca scelta di laboratori, durante i quali lo studente può e deve sporcarsi le mani, per così dire, cioè cercando di applicare le nozioni, le competenze più di tipo teorico apprese fino ad allora, e poi una serie di opportunità di stage, di tirocini presso aziende, con le quali come corso di studio siamo costantemente in contatto, e che spesso offrono ai nostri studenti opportunità di crescita personale e professionale. E infine, l'attività formativa generale si completa con la produzione di una tesi di laurea finale.